Sono sulla terrazza di Villa Borghese. Attendo il calare della sera che rende sempre più scuri gli alberi del parco. Fra poco non li distinguerò dal buio della notte. Molto tempo fa mi era capitato di visitare il piccolo museo di Villa Borghese. Ero quasi solo nelle sale. Me li ricordo più grandi di quello che sono in realtà. Oggi, in fila o a gruppi, i turisti le hanno riempite tutto il giorno come la prima di un film di Harrison Ford e Sharon Stone. Ho atteso la notte per compiere questo viaggio solitario nelle sale vuote, alla ricerca del ricordo di antiche emozioni, alla scoperta di nuove. Il fresco abbraccio del Ponentino, ma soprattutto la mia curiosità, mi spingono ad entrare. Mi sono munito di un piccolo faro per orientarmi nelle sale buie. Eccola, casta nella sua impudicizia la Danae del Correggio, in attesa provocante dell'assalto d'amore. La tua sensualità ha affascinato quelli che ti hanno posseduto, da Carlo V di Spagna a Rodolfo II a Cristina di Svezia. L'hai desiderata tanto anche tu, Scipione Borghese, ma non è stata mai tua, mentre eri in vita. Quanti amplessi hai suggerito, di quanti sei stata testimone. Ah, ho urtato la zingarella di Cordier. Col suo dito perentorio mi indica la Danae. Accendo il faro ancora una volta su di lei. Sì, lasciamelo dire, sei proprio bella. Povero incauto fanciullino che per godere il dolce miele sarei punto da un'ape. Questa nordica bellezza di Cranach, che tenta di essere impudica con l'impercettibile velo che la copre, mi raggela con la scritta moraleggiante a lato del cappello di piume. Non c'è piacere senza spine, voluttà senza dolore. Forse Scipione la pensavi come me, quando hai messo accanto alla settica Venere nordica la viva carnalità mediterranea della donna del Brescianino. Nella sala dove sono i dipinti di Raffaello sto seduto su un divano di fronte al suo quadro che più mi attira. Mi avvicino per osservare la dama con l'iocorno. Più del misterioso ed ambiguo sorriso della Gioconda, pieno di echi ultraterreni, mi intriga lo sguardo fermo e deciso di questa donna nella sua impenetrabile fermezza terrena. Ogni porta che varco mi porta in una nuova sala. Ogni sala una scoperta. Non si avverte la finissima trama del mosaico nella raffigurazione di Orfeo. Presunzione la tua, Scipione, di rappresentare il mito che incanta tutto il creato con la perfezione raggiunta dalla tua musica? Le creature e le forze della natura non possono fare altrimenti che subire il tuo fascino di ipnotizzatore. Non era il potere che ti interessava nella tua veste di cardinal nipote. Quello lo lasciavi nei desideri del tuo illustre zio, Papa Paolo V. Ora mi attende il buio di un salone come un oceano senza confini, senza la guida delle costellazioni. Lontano due piccoli fari hanno illuminato due punti di approdo. Una musica discreta e sommessa mi accompagna in questa mia reverie notturna. È il canto della terra di Mahler con la compostezza e la nostalgia dell'addio. Lo immagino questo salone, illuminato come raccontano le cronache dell'epoca,
dalle torce o dalle candele, colmo di statue antiche raccolte con sfrenata passione da Scipione Borghese ed ora sparite tutte con la sciagurata vendita degli eredi. I due busti marmorei al centro della grande parete sono rimasti come i due fedeli custodi del tesoro ormai sparito. Perché ti sei fatto fare due busti identici? Dicono che il primo aveva una sottile crepa sulla fronte e Bernini, nella sua scrupolosità di artista, l'ha voluto rifare. Lasciati guardare, Scipione Borghese. Voglio tentare di capire chi eri e cosa volevi nella vita. La piega ironica del sorriso sulle tue labbra rivela il tuo vero istinto. A differenza di tuo zio, tu ricercavi il piacere nella vita. Il piacere era anche quello di fare tue le opere d'arte che desideravi possedere. Scipione, ho ragione a pensarla così su di te? Immagino la tua emozione quando hai scoperto la piccola scultura del giovane Bernini. La capretta col suo muto velato riempie il vuoto silenzio del salone. In una nicchia mi trovo accanto a una insolita scultura, un giovinetto che si toglie la spina da un piede. Il misterioso potere dell'arte è quello di rappresentarti un attimo della vita senza raccontare la storia nella quale questo attimo è contenuto. L'attimo è molto più importante di tutto il resto. Apro una porta dipinta, scopro una copia della Ledia col cigno di Leonardo da Vinci. Affretto il passo, mi fermo alla rappresentazione della deposizione di Rubens. I volti guardano altrove distrattamente. È solo il piede di Cristo ferito dal chiodo della croce che mi emoziona. È il colore terreo della carne, il rosso della ferita ormai immobile, è il segno della morte terrena. Nel salone buio appare, mentre mi avvicino, una figura bianca, come un fantasma in un racconto di Poe. È una donna di marmo scuro con una veste bianca scolpita da Cordier. In braccio una crudele cagnetta pronta a mordere chi le si avvicina. Accanto alla porta il dipinto più intrigante della tua collezione, La caccia di Diana di Domenichino. Hai persino imprigionato l'autore per obbligarlo a cedere la sua opera. Non ti facevi scrupoli, Scipione, quando volevi possedere qualcosa che ti piaceva. Mi sono fermato a lungo. Vi è in quel dipinto qualcosa che turba profondamente. Sotto le indifferenti cacciatrici, in basso, immerse in una limpida e trasparente acqua, i corpi di due fanciulle adolescenti. Confessalo, turbava anche a te quello sguardo innocente e perverso.
Dal fondo della sala qualcuno sembra confermare questo tuo turbamento. Sono i sorrisi sarcastici dei personaggi del Carracci. L'aspettavo, una delle mete obbligate dei visitatori del museo. Amor sacro e amor profano di Tiziano, ovvero beltà ornata e beltà disadorna. Anche se mi irrita profondamente averlo visto riprodotto in milioni di annunci matrimoniali, non posso fare a meno di osservare le due donne. Perfida la prima come una cortigiana cattiva nelle sue vesti sontuose. Generosa e innocente nella sua nudità l'altra. Non ha questi pensieri il distratto puttino che immerge le mani nella vasca. Mi sono sempre chiesto il perché delle definizioni di questo dipinto. Chissà cosa passava nella testa di Tiziano quando era al lavoro. Forse pensava ironicamente a come lo avrebbero interpretato. Tu cosa ne dici, Antonello da Messina, col tuo sguardo ironico? Scendendo dal primo piano ho voluto prendermi una pausa fuori della villa appena rischiarata dalla luce della luna. Il riflesso della luce che illumina il ratto di Proserpina delinea i contorni in penombra del salone piano terra. Gli dei della mitologia greca sono creature umane in preda alle loro pulsioni terrene. Il ratto di Proserpina da parte di Plutone non è altro che la rappresentazione di uno stupro. Bernini ignora il mito, vive con una forza espressiva che si libera dai limiti del marmo. La bramosia del possesso di Plutone, la disperata difesa dall'amplesso di Proserpina. Pare il rito di due leoni nella stagione degli amori. Erian m'Afrodite, una statua romana, liberata dalla terra che ti copriva da secoli. Bernini ti ha adagiato su un letto di piume, puoi continuare il tuo sonno eterno. Mi rievoco il brano di Proust nella Prisonnière, quando osserva Albertine che dorme nel suo letto e prova un sentimento di tenerezza infinita col desiderio di sdraiarsi accanto a quel corpo immerso nel sonno. Oltre la porta buia tre figure romane. Il mio sguardo si rivolge altrove, attirato dal piede che nasconde un'immagine. È il fuoco sacro tenuto nelle mani da un fanciullo. È Ascanio, il figlio di Enea, che l'ha salvato dalla distruzione della sua città, Troia, incendiata dal nemico. Alzo gli occhi fino al volto di Enea che con un'espressione di doveroso amore filiale regge sulle sue spalle il padre.
il vecchio Anchise, che nella sua mano regge le piccole statue dei Lari che lo accompagneranno nell'esilio dalla sua terra messa a ferro e fuoco. Le statue della Sala Egizia sono illuminate dalla luce di servizio del museo rimasta accesa. Sono di nuovo al buio. Sfioro una statua, una luce improvvisa entra dalla finestra. Lo riconosco nelle intermittenze della luce. È il San Girolamo di Caravaggio. Il temporale d'estate, breve come la vita, non ha fatto che aumentare la mia emozione di fronte a questo dipinto che mi ha sempre impressionato dal primo momento che l'ho visto, sia pure riprodotto sulle pagine di un libro. Il volto è assorto nella meditazione. Il braccio è posato su un grande volume. Forse contiene i ricordi del passato e i pensieri che si arrestano come la penna sospesa nel vuoto accanto all'ultimo pensiero. I temporali d'estate durano un istante. La luce della luna mi aiuta a scoprire l'autoritratto di Caravaggio giovane. Lo sguardo mi rievoca le invettive di Pasolini contro un mondo estraneo allo spirito ribelle dell'artista. Ecco la spada che ha mozzato. Il braccio la regge ancora. È il volto di David giovane che ha compiuto la sua giustizia. Come un trofeo, regge nella mano la testa di Golia. È l'autoritratto di Caravaggio che sembra riassumere tutta la sua vita. Il volto, più che implorare la grazia dal Papa alla condanna a morte, ci guarda con ipocrita rassegnazione al destino a cui il suo spirito indomito si ribella ancora. La ribellione di un artista si manifesta nelle sue opere. Più che nei suoi autoritratti dipinti in due età della sua vita, Bernini esprime la sua indomita tenacia nella figura di Davide, che si staglia nella pietra sullo sfondo delle sbiadite fatiche di Ercole di un bassorilievo romano. La fionda, stretta nelle mani, ci anticipa il volto indomito dell'autoritratto di Bernini giovane. Misteriosa come la luce azzurra della luna che entra dalla finestra, ci appare l'immagine del sole nella mano destra della verità. E nell'angolo di una sala accanto alla finestra,
quest'opera di Bernini estranea a tutte le altre sue. Bernini l'ha conservata a lungo per sé, incompiuta, come accade a tanti artisti che non trovano l'ispirazione nell'obbligo di un committente pressante nell'acquisirla. La osservo da vicino, scorgo la stessa ansia, l'impotenza a vincere il marmo per dar vita all'opera compiuta. Forse Bernini si rendeva conto, come Michelangelo, che proprio l'incompiutezza rende la tensione spirituale dell'artista. Basta la tua scoperta, Scipione, del più grande artista del 600 barocco a giustificare la tua vita e la tua determinata collezione delle opere d'arte che hanno creato un museo involontario unico al mondo. Non posso ricorrere alla parola per esprimere la mia sconvolgente emozione di fronte alle figure di Apollo e Dafne. Mi sono innalzato fino alla cima dei due volti. Sono ridisceso in basso sino al tronco dell'albero. Apollo e Dafne sono così pieni di vita da trascendere i limiti della scultura. La mia fantasia ha visto sparire le figure di Apollo e Dafne in un bosco irreale nel quale avrei voluto perdermi in questa notte di incantesimi. Vorrei terminare qui il mio viaggio. Non posso, devo continuare fino alla fine. È dal bosco, selvaggio sul muro torto, limite estremo della città, che nasceva fuori porta, costruita sull'osteria in mezzo alle vigne, la tua villa, il Casino Borghese. L'avevano creata Ponzio e Venanzio per soddisfare un tuo sogno, quello di ospitare la più splendida galleria di opere d'arte del mondo. In un'audace commistione fra l'arte classica e le pulsioni del contemporaneo, in quell'epoca irripetibile che è il 600 romano. So di darti un dolore, l'ho provato anch'io. Questa sala rappresenta lo scempio compiuto dai tuoi nipoti e pronipoti sino alle soglie dell'Ottocento. Nelle severe sale rivestite di cuoio tu davi le tue feste, le feste della Casina Borghese, al suono di una spinetta di fresco banda. Oggi i visitatori del museo, ignorando il tuo passato, si accalcano di fronte al simbolo attuale della galleria. Paolina, moglie di Camillo Borghese, sorella di Napoleone, a cui ha fatto inviare dal marito le 200 statue romane ora al Louvre. Forse a qualche visitatore sarà venuta la stessa idea di Antonio Baldini. Paolina, fatti in là. Lasciami giacere nel tuo letto accanto a te, accarezzare le tue nudità, quelle nudità che, sincera o compiaciuta, Paolina stessa diceva, rivolgendosi al marito Camillo che aveva voluto la statua, è bene che resti nascosta agli occhi di tutti. No, non sei tu, Paolina, usurpatrice delle attenzioni di visitatori del museo. Non sei tu. È lei,
la villa destinata a contenere tutti i desideri di Scipione Borghese, quella villa che nella sua concezione originale era la vera creazione del suo potente padrone. E lei, la mia bella di notte.